Artemide delle terre selvagge, signora degli animali. Sono tutti allerta qua attorno. Cercheranno. Devo fare attenzione. Gloria!
questa la tua mano. Non la passerai, Lisha.
andiamo? Dai. Questa zona è ben difesa. Devo fare molta attenzione in quest'area. Thank you.
conviene farmi scoprire. Se mi vedono qui, sono nei guai. Conoscerai Ade!
Saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio.
Questo allenterà il controllo degli ateniesi sulla regione. Isole di Delo, due facce della stessa medaglia. Delo, sacro luogo di nascita di Artemide e Apollo. E Mykonos, dove tutto ciò che è proibito a Delo è concesso. Leggi di nuovo la nota. Mystios ombra dell'Aquila, sei tu? Podarce, crudele guida delle isole di Delo.
ci toglie le dracme di tasca e il cibo di bocca. Tutto per soddisfare la sua insaziabile. Ecco, sì, la sua insaziabile sete di potere. Può darci uno di loro, Barnaba. Quelli che danno la caccia alla mia famiglia. Continua a leggere. Siamo un modesto ma audace gruppo di ribelli che ti ricompenserà a dovere se ci aiuterai a rovesciare il nostro vile oppressore. Prego che i venti ti conducano rapidamente verso le nostre coste, Mistios. La nostra gente muore. Firmato Cira. Siamo arrivati giusto in tempo per aiutare. Visto? Poseidone non cercava di annegarti. Ti conduceva dove c'era bisogno di te. Con la forza. La nota dice dove è Cira. Ci sono due luoghi contrassegnati. Un accampamento sulla costa nord-occidentale e un nascondiglio che sembra trovarsi sotto la città. È ora di incontrare questa Cira. Terrò la nave pronta in caso di... partenze improvvise. Ah, quella era Cefalonia ed è stata per lo più colpa tua. Caire, Alexios. Caire, Barnaba. Meglio nascondersi. Qualcuno non ha badato a spese. Siamo in guerra.
La tua taglia è troppo succulenta, mi dispiace. Mykonos è molto più movimentata di Cefalonia. A Marco piacerebbe. Non avvicinare! Devo fare attenzione. Meglio non farsi scoprire. Thank you.
Il nascondiglio dei ribelli. Morte dall'alto. Sembra un buon posto per un nascondiglio. Cercando una donna di nome Cira. Sono venuto qui per rispondere a una richiesta d'aiuto. Mi hai mancato. Sei per caso una spia, Ateniese? O forse sei Atena in persona? Sotto mentite spoglie. Dimmi, ti sembro davvero una spia? Odarce e i suoi uomini ci hanno dato la caccia e ucciso senza pietà. Le sue spie sono dappertutto. Non si fermerà finché tutti i suoi oppositori non saranno morti. Siamo tutto ciò che resta della resistenza. È la prima notte che non combattiamo per sopravvivere. E potrebbe essere la nostra ultima. E all'improvviso arrivi tu. Sono qui per questo. È il vostro simbolo, giusto? Tu sei il Mistios che porta con sé l'aquila di Zeus. Le mie scuse. Sono tempi pericolosi per chiunque combatta l'impero ateniese e per la Lega di Delo. Io sono Cira. La tua nota parlava di Podarce. Voglio trovarlo. La sua casa è sulla costa, a nord della città di Mykonos, ma ha molte guardie. Non siamo mai riusciti ad avvicinarci a lui senza subire molte perdite. È per questo che ti ho convocato. Credevo che Delo fosse il cuore della Lega di Delo, la gioia e l'orgoglio di Atene. Lo era, finché Atene non prese il controllo della tesoreria di Delo. Perché?
per costruire una statua di Atena che si prende gioco di Apollo. La gente implorò Podarce di non affidare la tesoreria ad Atene, ma la sua sete di potere lo rese sordo a ogni supplica. Se le cose vanno così male, perché Delo non abbandona la Lega? Podarce invia soldati ateniesi a riscuotere denaro da tutti noi. Quando smetterà di farlo, le navi ateniesi raderanno le nostre isole al suolo. Sono qui per aiutarti ad eliminare un solo uomo, non per andare in guerra. È per questo che ho parlato della nostra ribellione al possente Alexios e anche a Sparta. Podarce ha scoperto l'altro accampamento e ha inviato dei soldati per attaccarlo. Malaka! Tu e i tuoi ribelli siete troppo sbronzi per combattere. Lasciate a me i soldati. Se credi che ci lasceremo sfuggire un'occasione per uccidere degli ateniesi, sei tu quello sbronzo. Sparta ha risposto alla vostra chiamata? Un polemarco di nome Taleta e una manciata di spartani sono approdati su Mykonos poco prima di te. È al loro accampamento che siamo diretti, no? Taleta ha bisogno di noi, anche se non lo ammetterebbe mai. Partiamo. Fermo. Sembra un vero spartano! Andiamo, andiamo! Oh. Forza! Forza, andiamo. Su, bello. Riscaldamento. Devo parlare con questo spartano. Ugh.
Qualcuno vuole la tua testa e paga anche. Ah, combatti bene, Cira. Anche tu, sei di Sparta? Lo ero, ma molto tempo fa. Il sangue di Sparta è eterno, Mistios.
Come ti chiami? Questo è Alexios. Ti ho parlato di lui. Io sono Taleta. Ero polemarco degli Spartani qui. Ero? Le nostre navi furono affondate. I nostri generali uccisi. Siamo rimasti solo io e altri 12 soldati. I soldati muoiono nei loro mestiere. E li piangeremo dopo. Ha ragione. Non dovremmo restare qui a crogiolarci nel sangue ateniese. Nel nascondiglio saremo al sicuro. Parliamo lì. Vieni ora al nascondiglio o ci raggiungi dopo? Non c'è tempo da perdere. Andiamo subito al nascondiglio. Quanto ci metterà a podarci a trovarci? Siamo proprio sotto il suo naso. È così pieno di sé che non vedrebbe la statua di Artemide a Grotera nemmeno se ce l'avesse davanti agli occhi. Sappiamo dove vive. Io dico di abbattere la sua porta e di infilzarlo con le nostre lance. È un piano terribile. La falange spartana è impenetrabile in uno scontro diretto. Non se siete solo in 12. Pensi con il cuore, mi piace questo di te. Ma ora sei un generale per quegli uomini. Devi ragionare con la testa. Tutto quello che fai è nasconderti in una grotta e appostarti nell'ombra. Non siamo qui per nasconderci, ma per combattere. E lo faremo. Ma ora siamo in inferiorità. Dobbiamo muoverci strategicamente. Alexios, secondo te cosa dobbiamo fare? Cira ha ragione. Affrontarli faccia a faccia sarebbe un suicidio. Venire qui è stato un suicidio. Ora i miei uomini sono sulla spiaggia. È lì che sarò. Taleta, no! Se volete vincere veramente questa ribellione, sapete dove trovarmi. Ah, Spartani. Non farci caso. Prenderà a calci qualcosa e starà bene. Ma sono lieta che tu sia d'accordo con me, Alexios. Vediamoci al Tempio di Artemide. Lì parleremo di come eliminare Podarce. Ah, sarà una ribellione molto lunga. Pensa bene a quello che sto arrivando, Podarce. Mistios! Perché sussurri? Shh. Se i soldati ci sentono, sono morta. Sei tu che lavori per Cira e i ribelli, vero Mistios? Sono io,
Certo che sì. Molti sussurri delle tue gesta, Mistios. Molti sussurri. Anche molti segreti della ragazza ribelle. Se sai qualcosa, sputa il rospo. Se i soldati mi vedono, mi uccideranno. Ci hanno già provato. Apollo lo sa. Vicino al mercato c'è una casa disabitata da anni. Entraci. Parleremo dopo. Strano. Cercherò la casa. Voglio sentire cosa ha da dire la mendicante. La casa è disabitata. Deve essere il posto giusto. Una nota. È un avvertimento di Podarce. Comprava il silenzio di questa donna. Perché? Questa donna fu uccisa e abbandonata senza dignità. Una lancia ateniese le trapassò le costole. Orme insanguinate. Di un bambino. Deve essersi nascosto in quel baule. Bambole di legno, madre e figlia. Una ha la lettera M intagliata, l'altra la lettera C. Qui non c'è nient'altro. Devo parlare con quella strana donna. Cosa hai trovato, Mistios? Un corpo, una donna, uccisa da una lancia ateniese. È tutto? C'era una lettera di Podarce. Dice che se lei parlerà, le ucciderà entrambe. Entrambe. Perché uccidere una bambina? A meno che non sia sua. Shh! Potrebbero sentirti. Ora dimmi, piano, cosa hai scoperto? Le bambole. Con le lettere C ed M. M sta per madre. Mi chiedevi per chi lavorassi. La bambola con la lettera C. La bambina era Cira. Sì, sì, il che significa? Per gli dèi, Podarce è il padre di Cira. Arguto, Mistios, davvero molto arguto. Cira deve saperlo. Non ti crederà mai, mai. Ha sempre dato la caccia all'uomo che fece uccidere sua madre dagli ateniesi davanti ai suoi occhi terrorizzati. Ma gli dèi risparmiarono la piccola Cira, lei fuggì. Come puoi sapere tutto questo? Io ero lì, Mistios, proteggevo la piccola. Gli ateniesi erano così impegnati a cercare di uccidere me che Cira sfuggì alle loro lame. Eri coinvolta in questa storia? Otonia era il mio nome. Ero una serva di Podarce. Cosa? La madre di Cira veniva da Podarce notte dopo notte. La piccola voleva incontrare suo padre. Podarce mi costringeva a mandarla via, ma lei continuava a venire. Allora fu incaricata di portarle una nota. L'avvertimento? Non si arrese. Podarce mi inviò di nuovo da lei, stavolta insieme ai soldati ateniesi. Cira deve sapere che Podarce è suo padre. Ma non le parlerò finché non avrò le prove. La donna venne a casa di Podarce una notte e mi implorò di darle la bambola che Cira fece per lui. Se ce l'ha Podarce, l'avrà tenuta da qualche parte. Solo gli dèi lo sanno. Troverò quella bambola. Ora sai per chi lavori, Mistress. Anche gli dèi dovrebbero saperlo. Ecco la bambola. Se Podarce ha nascosto quella bambola da qualche parte in casa sua, la troverò. Questo luogo è ben sorvegliato. Devo fare attenzione. Thank you.
Podarci ha conservato la bambola che Cira fece per lui. Vi incise la lettera P. P di padre. Alexios, felice di vederti. Felice che tu non mi abbia tirato un'altra lama. Lo so, hai fatto tutta questa strada e io sono stata crudele. Beh, non sei stata la prima e non sarai l'ultima. I Deliani sono gentili, o almeno lo eravamo, prima di lui. Podarce. Quell'uomo mi dà la caccia da una vita intera. Podarce e gli altri come lui vogliono uccidere me e la mia famiglia. Ha giustiziato la mia famiglia quando ero piccola. Ho vissuto per strada. Sono stata cresciuta da cacciatori, rinnegati e mercenari come te. Ora sono la mia famiglia. E un giorno trafiggerò il suo cuore nero. Lo trafiggerò con una freccia per ogni famiglia di Delo che ha distrutto. È ora di trasformare il predatore in una preda. E come superiamo le sue guardie? I soldati hanno bisogno di due cose. Una spada in mano e cibo nello stomaco. Facciamoglieli mancare e li avremo in pugno. Secondo i ricognitori, le scorte e le armi di Podarce sono alle vecchie rovine sull'isola di Delo. Andrò a Delo, troverò le scorte e le distruggerò. Badare a dove vado qui. Thank you.
allontanarmi così tanto. Le rovine di Cinto, le armi e le scorte di Podarce dovrebbero essere qui. Sta fischiando.